Amici ludici, bentornati in una delle classifiche annuali del Wiggle, esatto, la manifestazione ludica a cura di Giocatorino che porta intrepidi giocatori a fare 6-7 partite al giorno fino alle 2-3 del mattino per 3 giorni consecutivi nella casetta in legno di Bragelato. E siccome questo è il periodo in cui riesco a giocare più giochi all'interno di ore stesse della giornata, come tutti gli anni realizzo questa classifica in due parti dove vado a parlarvi dei giochi che sono riuscito a provare su. E attenzione, dato che non tutti avete visto i video precedenti, faccio il classico disclaimer. Questa classifica non è una classifica assoluta, non sto parlando dei giochi che mi piacciono di più, ma di quelli che ho provato su. Attenzione, i giochi di cui sto parlando sono giochi che ho provato per la prima volta, quindi questa vuole essere un insieme di prime impressioni, libere di consigliarmi di rifare una partita a uno di questi giochi per riuscire a apprezzarlo di più o per riuscire a apprezzarlo di meno. Non so, poi ditemi voi nei commenti. Vabbè. Attenzione, poi no, vabbè, basta, questa è solo una considerazione iniziale, e cioè che quest'anno, un po' come è stato già nel 2015, è stato veramente complicato riuscire a fare questa classifica, perché giochi che mi hanno lasciato proprio un brutto ricordo non ce ne sono. In realtà ci sono cose che mi sono piaciute di più e altre di meno, e su altre mi sono veramente interrogato tanto sulle posizioni in classifica, e anche in questa stessa classifica ci sono dei giochi che comunque mi sentirei di consigliarvi in ogni caso, anche se sono qua e non sono nei primi 6. Ma vediamolo poi nei casi specifici, ed anzi, siccome non voglio andare a fare preamboli esagerati, direi di cominciare subito la nostra classifica con la posizione numero 12. Una posizione che si è lottata parecchio questo spazio con il numero 11, tanto che ho dovuto rigirare questo pezzo di video perché all'inizio li avevo messi invertiti. E probabilmente perché avevo paura della malavita. Mettiamola così, da una parte c'è Crux e dall'altra c'è il gioco che vedremo tra poco. Su un piano oggettivo devo dire che quello che vedremo tra poco è un gioco forse un po' più bilanciato, seppur con i suoi problemi. Mentre invece Crux ha veramente problemoni grossi grossi. Ma non so perché, probabilmente io giocherei più volentieri una partita a Crux che all'altro. Forse perché questo dura di meno? Chi lo sa? Ma andiamo a vedere nello specifico che cacchio stia dicendo. In sostanza, Crux è un gioco di posizionamento carte su una griglia finta che noi creiamo mettendo queste carte attraverso alcune coordinate, che per quelle sulla parte verticale sono i vari locali che dovremo cercare di conquistare, che hanno sempre più punti mano a mano che vanno verso l'alto, e invece al fondo avremo le nostre basi di noi giocatori. Questo per ricordarci quindi quale sgherro abbiamo giocato in quale locale. Dobbiamo così posizionare, prendendoli dalla nostra mano, tutta una serie di personaggi infimi e zozzi, o semplicemente con dei punti o con dei poteri, che riescano così a conquistare quel genere di zone. E poi una sorta di carta più alta applicata per settori. Sostanzialmente i giocatori che a fine partita avranno gli sgherri col punteggio più alto su una certa linea saranno coloro che si porteranno a casa i punti di quel locale che avranno minacciato a dovere. Abbiamo così tutta una serie di bonus classici del tipo la carta che posso mettere su una carta che è già preesistente per farla valere ancora di più. Abbiamo le carte che permettono di eliminare gli sgherri avversari, di spostare i nostri, di spostarne degli altri. Abbiamo delle carte che ci permettono di guardare le carte che sono state posizionate. Questo perché? Perché ed è forse la cosa un po' più tattica del gioco, noi possiamo mettere una carta senza farla vedere, però al costo di un denaro, quindi dobbiamo anche fare attenzione perché dobbiamo sempre comprarli questi sgherri con delle carte a forma di denari, e quando questi denari andranno a mancare noi rimaniamo un po' con le pive nel sacco e non riusciremo più a fare una pipa, quindi bisogna fare anche attenzione a quanto spendere, in quale modo e se spendere e quando spendere tatticamente per riuscire a non far vedere la carta che stiamo mettendo sulla griglia, cosa che può essere utile perché così la gente non sa se là sto mettendo un 1 che però dà meno 6 a quel locale alla fine, e quindi chi se lo piglia magari dei punti o scarsi o addirittura negativi.
oppure il super boss da 1000.000 punti che praticamente l'asso piglia tutto della mafia, mettiamola così. Dunque, quello che si presenta essere come un giochillo piripillo riempitempo dimostra le sue lacune più grandi nella selezione proprio di questi malavitosi, che non compare a caso come, non so, un deck building, io li vedo e prendo quello piuttosto che l'altro, non li scelgo nemmeno da un mazzo senza farmi vedere, ma ci sono tanti mazzetti da sempre un po' più carte, un po' più carte, un po' più carte, che io posso andare a consultare prendendo uno di questi sgherri, pagando il giusto. Mi spiego meglio, mettiamo il caso che io abbia un mazzetto da 3 carte, bene, io posso pagare 3, guardarle, prenderne una e poggiare le altre. Però questo discorso non mi porta a un piano economico del tipo più spendo e più io posso prendere dei malavitosi potenti, perché sono tutti mischiati tra loro, non è che sono a scala pure loro, che più vado in là, più vado nei mazzetti spessi, più ne trovo di potenti. No, sono tutti a caso. La mia spesa vera e propria sta nella probabilità. Io più spendo e più cerco tra gruppi di carte numerosi e quindi posso trovare roba più bella. Ma nulla vieta che spendendo 2 o 3 soldi e basta li possa trovare il gigantropico al capone di sti due maroni che sfarangi di mazzate tutto quanti gli altri giocatori. Quindi è un po' quello il problema, è una sorta di gestione economica su una probabilità, che è un po' come mettere la pasta d'acciughe sopra una torta e poi giustificarsi dicendo sì, ma ho fatto gli svolazzi e quindi è bello, perciò è mangiabile. Non so, l'ho trovata un po' così. Alla fine mi dà un po' la sensazione del sì, ma ho cercato di fare queste strategie per poi portare a casa il caso. Come vi dicevo, ballottaggio totale tra Crux e questo affare che adesso arriva. Ma se, come vi dicevo, Crux ha dei problemi su una gestione di probabilità pagando in risorse economiche che lascia un po' perplessi, qua quello che lascia perplessi è la gestione del classico e qualsivoglia rinomato rischio. Dilemma amletico: per quale ragione un gestore di rischio come Celestia l'altro anno è arrivato in classifica al secondo posto e invece questo Port Royal si trova al penultimo? Probabilmente perché mentre in Celestia la nostra gestione del rischio è relativa a altri elementi esterni, cioè ai possibili bluff dell'altro giocatore che fa il capitano, dobbiamo capire se fidarci o meno per riuscire a fare punti con lui, assieme a lui o un po' prima di lui, qua invece è tutto gestito da un decido quando fermarmi, un po' come una sorta di struttura alla 7.5 blackjack. La sto sparando forse un po' troppo grossa, ma il discorso è poi quello: gira, gira, gira a carte fino a che non arriva la combinazione che ti blocca tutto e ciao, il tuo turno finisce, butta pure via tutto, in questo turno non hai combinato una cippa. Ma vediamo di spiegare rapidamente di cosa si parla. Port Royal è un gioco di carte, anche questo molto semplice, legato al mondo marinaresco, nel quale dovremo cercare di accumulare punti sia grazie a carte obiettivo che dovremo chiudere raccogliendo insieme diversi simbolini contenuti su alcune carte, sia raccogliendo monete e personaggi variegati da assoldare sulle nostre imbarcazioni. Abbiamo così due tipi di carte, quelle con le navi che ci permettono di accumulare monete, monete vere e proprie che abbiamo già nella nostra mano, e carte con rappresentati vari membri dell'equipaggio che ci daranno poteri più o meno buffi. Come però li assoldiamo? In questo caso partendo dal mazzo. Il giocatore di turno gira la prima carta del mazzo, guarda cos'è, se gli piace se la piglia, altrimenti va avanti, o meglio può andare avanti e poi scegliere da lì, e di nuovo si parla di scelte, una delle carte che ha girato. Ma attenzione a non sballare, il crollo è tutto quello che si butta nella turca navale. Capita nel momento in cui capitano in tavola due navi dello stesso colore. Dunque, alla fin fine, cosa si ha? Si ha un gioco dove io posso provare vagamente a decidere quello che voglio o non voglio fare, però così, tanto per poi, se il caso mi dice che girando le prime due carte io trovo già due navi uguali, ho già finito il turno e lascio già fare agli altri più punti.
E siccome la chiusura mi pare che avvenga proprio nel momento in cui uno dei giocatori arriva a un certo numero di punti e poi la partita, vabbè, si chiude il giro e si vede alla fine chi ne ha fatti di più, però è proprio come regalare del tempo agli altri, a caso. Quindi sì, c'è un gestore di rischio, ma più che un gestore di rischio, il gioco mi sta dicendo non fare l'imbecille. Tu puoi fare solo una cosa: se hai bisogno di denaro e peschi la prima carta che ti dà denaro, prendi quella e vai a casa. Non rischiare il più possibile, stai a guardare cosa fanno gli altri, ma per non stare troppo indietro, provaci, cioè accumula, guarda. Ma se tu avrai comunque la sfiga di trovarti una serie di carte di cui non te ne farai assolutamente niente, aumenterai sempre di più la probabilità di rischiare. Quindi se la mia scelta vera e propria è mi tengo una schifezza di cui non mi farò mai niente, ma evito di passare il turno, piuttosto di passare il turno, non so, è veramente quella, un po' tutta l'esperienza che ho avuto in questo gioco. Ma il discorso è anche al contrario, quindi sì, più evito di rischiare troppo e più ho possibilità di vincere, ma nulla vieta che io girando semplicemente due carte trovi già lì dentro un ben di Dio clamoroso che mi porti a fare punti su punti su punti e su punti. Quindi la fortuna è un po' il discorso qua, non che il caso, come dico, sia sempre il male assoluto dei giochi, però qua è proprio un po' il motore di tutto quanto, cioè vuoi essere più fortunato o meno fortunato? Ce vuoi provare o non ce vuoi provare? Vedi tu, poi tanto come va, va. E allora come va, va... Ecco, va così. Dunque, prossimo punto dove si parla, indovinate di cosa, per cambiare un po', di casualità. Difficile parlare di King Domino perché in breve non è un gioco assolutamente disprezzabile, però lo è. Ok, prima che partano a infilarmi la camicia di forza e debba salutarvi con le braccia ancorate dietro la schiena, vorrei spiegarvi più o meno che cosa intendo con tutto questo. King Domino è un gioco che sul piano di regole, strutture e idee è veramente molto molto carino e molto molto ben fatto. È quasi una sorta di tattico per bambini che prende le idee del domino e le riapplica su un fare punti sul piano territoriale in una maniera per nulla scontata. Ad ogni turno avremo una serie di tessere di domino che rappresentano varie parti di terreni, che possono essere dai campi, all'acqua, alle montagne, alle foreste, alle pianure, un po' su una stile di piazzamento tessere alla Carcassonne, però con tessere che hanno sempre due elementi sopra di essi. Su alcune tessere possono poi esserci delle corone, e ogni corona ci dà un punto per quella tipologia di terreno. E queste corone sommate fanno da moltiplicatori, quindi se io arrivo ad avere un prato ad esempio da 3 spazi più uno spazio con una corona, avremo 4 spazi da un punto ciascuno, ma se in questo spazio avremo 2 corone, allora i punti saranno 4 per 2, 8, e quindi da lì per 3, per 4, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che si crea è quindi un sistema di combo, noi partiamo da una casellina centrale con il nostro castellone e dobbiamo cercare di costruirci mano a mano in una griglia possibile massima di 5x5, quindi un quadratone, un insieme di sistemazioni di tessere che ci dia il più alto numero possibile di punti, o comunque più degli altri giocatori. E qua il sistema è pure sfizioso, cioè si arriva anche velocemente alla seconda, alla terza partita. Ah, mi hai fregato, aspetta, voglio la rivincita, aspetta, voglio la rivincita, e avanti così. Quel meccanismo si crea, ma il sistema che mi lascia un po' pippum pognum pazzappero è quello di come vengono scelte queste tessere, che anche qua non è neanche scontato e non è pure bruttissimo, ma può avere delle conseguenze problematiche. Infatti verranno estratte un certo tot di tessere a seconda del numero di giocatori visibili, quindi vediamo che cosa c'è su queste parti, queste porzioni di terreno, e dovranno i giocatori
corso del loro turno, volta per volta, a posizionare il loro omino su una di queste tessere per riuscire a garantirsi il fatto di portarsela a casa e poi piazzarsela come vogliono e dove vogliono. Questo inserire gli omini non dà solo la possibilità di prendere la tessera, ma dà anche l'ordine di turno delle prese della volta successiva. Quindi se tipo rosso ha preso la prima, giallo la seconda, verde la terza, io che sono il povero blu prendo l'ultima, perché è rimasta solo quella lì, e quindi il turno dopo giocherò per ultimo. Poi magari a qualcuno interesserà talmente tanto l'ultima tessera che andrà a metterla e mi toglierà da fare sempre l'ultimo giocatore. Però è in questo pezzo di ingranaggio che le cose non vanno tanto bene, secondo me. Cioè, in realtà, alla fin fine, in un gioco che vuole essere veramente, e lo è, tattico e strategico, le nostre scelte spesso e volentieri si devono piegare, ma piegare proprio neanche a 90 gradi, ma a 270, cose che neanche nelle carceri turche, alle decisioni degli altri giocatori, a quello che decidono i primi. Se uno vuole prendere una tessera perché farà molti punti, può farlo se nella circostanza nella quale può prenderla per primo, nella circostanza per la quale può riuscire a piazzarsela ancora negli spazi, nella circostanza nella quale, porca vacca, a me non serviva quella tessera, ma siccome sono cascato per ultimo perché il turno prima mi serviva proprio l'ultima, adesso sono costretto a prendere una schifezza clamorosa che magari non solo non saprò come mettere nel mio piccolo orticello di pezzi di terreno attorno al castellone, ma magari mi danneggia pure, magari mi blocca pure la possibilità di fare dei punti, perché per stare in sto 5x5 io non riesco a metterlo. E sì, il posizionamento così è tattico, però non è tanto tattico se io devo mettere delle tessere che spesso e volentieri sono il frutto di quello che ho deciso il turno prima, anche se quello che ho deciso il turno prima aveva senso. Quindi boh, è un po' come una sorta di grande orologio di un campanile di una città rinascimentale dove i suoni sono perfetti, ma purtroppo c'è quella fottuta campanella stonata che fa bang e ti rovina tutta l'esecuzione bellissima che c'era fino a prima. Quindi non è che non ve lo consiglio questo, provatelo, perché solo giocandoci ho capito come mai il mondo si era spartito spartiacquamente tra i bello e così anche coi bambini facciamo le strategie, ma che cosa sta caccata, non posso decidere niente. E tutte e due le cose assieme, ecco perché la gente dice così. Prossimo punto per un gioco di nuovo non così brutto, ma che forse si trova qua perché un po' troppo di parte, o meglio, forse sono io a essere un po' troppo di parte, non lo so. Questa prima parte della classifica del Wiggle, come vedete, è un continuo insieme di yin e yang, e stando sul piano orientale, se c'è un mondo di cui è veramente difficile parlare in quel della ludica, beh, penso sia proprio quello degli astratti. Infatti riuscire a dare un giudizio preciso di profondità, tatticità, eccetera eccetera, su giochi che sono volutamente asciugati di qualsiasi quasi contesto e si chiudono in un'essenza di mosse e di posizionamenti, insomma, non è che stiamo a parlare del classico americanone, germanone, e nemmeno del filleronzo di carte. E questo è il caso di Kendo, tra l'altro un gioco anche abbastanza passato, della Ravensburger, che ci portava nei panni di simpatici samurai che devono cercare di proteggere il loro capo, che non dico come nome se non mi faccio delle figure clamorose, cercando di farlo arrivare per primo all'interno del centro della scacchiera. Ora, come fare per muoverli? Ognuno di questi ha stampigliato su una serie di stanghette da 2 a 3 che rappresentano le possibili mosse che possono fare questi pezzi sui vari punti di questa scacchiera, quindi un po' come in una vaghissima forma di dama cinese, dove però tutte le volte che noi riusciamo con una mossa completa di uno dei nostri mini a finire sulla casella dove c'è una pedina avversaria, gliela mangiamo e lui non potrà più utilizzarla.
Quindi si tratta principalmente di un gioco di equilibrio tra l'attacco e la difesa. Cosa faccio? Provo a mangiare tutte le pedine avversarie, ma poi così magari mangiano le mie. Nel momento poi in cui mangiano la mia pedina più importante, la partita termina e io ho perso, nello stesso modo nel quale se l'altra pedina avversaria importante riesce ad arrivare al centro. Quindi è proprio il classico gioco che sarà amato ed apprezzato da tutti coloro a cui piace farsi calcoli cercando di anticipare le mosse dell'avversario, un po' come uno scacchi, mettiamola così, una sorta di incrocio effettivamente tra scacchi semplificatissimi alla dama cinese, tot di mosse per un pezzo piuttosto che per l'altro, lui si muoverà lì piuttosto che là, proverà a mangiarmi il mio pezzo o cercherà di far avanzare il suo schifoso verso il centro, o proverò io a far avanzare il suo mentre gli altri pezzi si scannano e questo passa e arriva bel bello al centro vincendo. Forse il discorso è questo, come dicevo, sul piano della specificità. È un astratto, è bello, è bilanciato, è ben sistemato nella sua semplicità, ma sicuramente può piacere molto di più a tutti gli amanti del genere e a quelli a cui piace contare le mosse e individuare quelle dell'avversario. Altrimenti, se si tratta di arrovellarsi un po' di più su quello va lì, quello va là, quello va su, quello va giù, io veramente mi ci perdo come un beduino ubriaco disperso nel deserto. E quindi forse anche questo proposito, come poi molti astratti, ha regole sì banali, ma è tutto fuorché banale e scontato. Servirà più di una partita, e più di quella partita che rifarete, e ancora partite, prima di riuscire a dominarlo bene e a capire già come si muovano questi pezzi, quali siano i modi migliori per farli avanzare, cosa convenga fare di più in una certa situazione piuttosto che in un'altra. E bisogna averne quindi la pazienza di starci dietro, la pazienza della semplicità. E se questo non è un qualcosa di orientale, allora non so che altro. Se invece prendiamo lo storico gioco di deduzioni Cluedo e lo facciamo accoppiare selvaggiamente con il party game per eccellenza dei ruoli nascosti, ovvero Werewolf, che cosa otterremo mai? Otterremo... Se siete degli amanti dei giochi di bluff, la truffa è uno di quei giochi da tenere sempre nella vostra borsa, nella vostra valigia, nella vostra tasca, nella vostra taschina del cellulare o nei vostri orifizi più nascosti, perché è la versione più asciutta, portatile e mignon di tutto questo genere di giochi. Ci troviamo all'interno di un party esclusivo dato da parte di un riccone. Mentre si festeggia ci si balocca in compagnia di palle, così uno fa saltare la bottiglia e il tappo finisce in gola di sto tizio che crepa sul colpo. La gente lo guarda morire perché pensa che probabilmente potrebbe essere un'occasione buona per intascarsi l'eredità, ma che bei conviviali ospiti! E quindi cerca di dimostrarsi come facente parte della ristretta cerchia di questo tizio, anche a costo di mentire spudoratamente. Di per sé quindi il gioco come funziona? Ci sono tre piccole risorse, documenti, dei preziosi mi pare, e del denaro, e noi dovremo accumularle mano a mano dichiarando di volta in volta di essere un particolare personaggio, che può essere sia quello che veramente noi abbiamo in una carta che ci viene data a inizio partita, sia no, possiamo anche dire una vaccata, solo per utilizzare quel potere specifico di quel tal personaggio. Altrimenti, se uno dubita, gli scattano tutti i meccanismi più classici dei giochi di deduzione. Ma attenzione però, perché invece una votazione sbagliata da parte di tutta l'equipe dei giocatori può portare sto tizio a vincere istantaneamente. E la cosa stranissima e anche particolare di questo gioco è proprio la sua estrema velocità. Ci sono delle partite che possono durare un quarto d'ora come altre 5 minuti, solo perché la gente ha azzardato un po' troppo nel fare un'accusa e questo frega tutti quanti assieme. Può sembrare un discorso dei rischi troppo eccessivi, esattamente come si diceva poc'anzi per i punti precedenti, però qua il discorso più infingardo è che l'errore è di tutti. Qui non è la storia di io non sono stato bravo e basta quello perché io sbaglio, no, dobbiamo essere proprio tutti quanti deficienti. Siamo tutti quanti deficienti e il gioco ci punisce istantaneamente tagliandoci le gambe e dicendo ci avete perso, vinto lui.
Interessante poi il sistema deduttivo che ci permette di spendere una risorsa per tipo delle tre esistenti per riuscire a capire chi sia in realtà chi. Quindi noi interroghiamo una persona che prenderà da un altro mazzetto una carta che rappresenta il personaggio che effettivamente ha nella sua mano e poi ne aggiungerà a random tre a caso che mescolerà e ucciderà. Quindi uno su quattro è effettivamente lui. Ora, fidarsi, non fidarsi, è un caso che lui abbia detto per 10 turni di essere il giardiniere e in quelle 4 carte c'era proprio il giardiniere, questo vuol dire che è il giardiniere, forse conviene fare un'altra indagine, ma se facciamo un'altra indagine e anche lì ricompare di nuovo il giardiniere, e di nuovo per casualità totale, oppure veramente lui è il giardiniere, ecco, questo è il grado di ragionamenti che vedrete al tavolo, e questo anche inaspettatamente, secondo me porta sempre a un sacco di momenti anche hilari, comunque, cioè ci si diverte e si ride nel cercare di capire chi sia chi, quando uno continua a dire sempre di essere la stessa persona, ed è anche bello quando uno cerca di interpretare questi personaggi, quello che aveva seduto alla destra fino a prima era il lontano cugino e adesso è diventata l'amante, o che sia l'amante e lontano cugino contemporaneamente, ma lì non voglio entrare in questi discorsi. Dunque, è proprio questo insieme di cose che mi ha fatto apprezzare questo gioco, perché se dico mi ha fatto apprezzare la truffa, poi arriva la guerra di finanza che mi arresta, è proprio questo suo, prima di tutto estrema povertà di materiali, con 8 carte in croce, 6 schedine e un po' di punzellini da defustellare, hai creato comunque un party game che tutti possono imparare in poco tempo, mantenendo comunque sempre un tono interessante, un tono particolare e anche un certo equilibrio. Se tutti sono d'accordo nel dire che io sto mentendo dicendo di essere chi non in realtà non sono, io dovrò dire sì, avete ragione voi, e dovrò cancellare usando un punzellino su una tabella che ho quel personaggio e non potrò più far finta di essere lui per il resto della partita, seppur breve che sia. Ma anche questa brevità e velocità, secondo me, è un punto a favore. Non vi è piaciuta la partita perché vi è sembrata un po' troppo sgrava, perché qualcosa non è andato per il verso giusto, non c'è problema, si chiude, se ne fa un'altra, tanto in 10 minuti massimo magari finisce. Ma forse il problema più evidente di questo gioco sta nella cuoca. Se infatti gli altri personaggi hanno azioni che sono utili sempre, ci fanno prendere dei birilli, ci fanno spostare questi in modi diversi, ma comunque sono sempre utili al nostro turno, quella della cuoca è l'azione che per essere utile deve già essere successa una certa condizione per la quale noi dobbiamo avere già almeno più di 2 o 3 tipi di token dello stesso tipo e allora siamo interessati a scambiarli con altri di altro tipo per avere appunto una variabile e riuscire a fare le tre diverse per interrogare qualcuno. Quindi è difficile che qualcuno vada a sputare nei primi turni un sono la cuoca, e questo disequilibra un po' quel personaggio rispetto a tutti gli altri. Ma vabbè, tolto questo discorso, in realtà non pesa comunque così tanto da distruggere tutta l'esperienza del gioco e quindi mantiene questo giochillo birbillo tranquillo e felice e sistemato esattamente come prima. E qua sono veramente incarognito. E sapete perché? Perché mi dispiace quando un gioco è non tanto in su in classifica, non forse tanto per il gioco in sé, quanto per colpa mia. Essere o non essere Jason Voorhees, e questo è il dilemma di Last Friday. Gioco peraltro mio preciso acquisto nel corso del Play 2017 e che è finito qua molto probabilmente perché non sono riuscito a giocarlo seguendo tutte le regole o nella maniera più giusta possibile. Che poi in realtà nella partita non abbiamo fatto così tanti errori, solo qualche sfumatura, ma credo che sia uno di quei giochi nei quali anche se sbagli sfumatura qualcosa poi alla fine non va tanto quanto dovrebbe. Ora ho riletto un po' le regole, ma anche alla luce di tutto questo rimane qualcosa un po' di problematico. Cominciamo subito dai fondamentali. Last Friday è un cacchio di bel gioco ambientato, strambientato per tutti voi fete di amici amanti degli horroracci anni 80, tipo appunto Venerdì 13 o Nightmare e consimiglia.
qua ci si trova veramente all'interno del campeggio storico dove i simpatici amici dell'oratorio vengono brutalmente ammazzati da uno psicotico che va in giro con lo spadone o con un macetone a farli fuori senza alcuna pietà. E la cosa bella è che in questo gioco noi stessi, o meglio uno di noi, può interpretare proprio questo ruolo del pazzo e psicotico assassino. Il gioco raccoglie così tante piccole perle di eleganza molto molto interessanti che riescono a infilare regole all'interno del contesto dell'horror. Abbiamo così, ad esempio, non una partita intera, ma quattro mini partite, come fossero quattro film diversi che andiamo a vedere, ognuna con le sue regole specifiche da rispettare. C'è la possibilità che queste quattro partite arrivino a terminarsi, c'è la possibilità che il gioco termini alla terza, c'è la possibilità stessa di giocare questi capitoli quando più ci piace, una volta che abbiamo padroneggiato un po' il gioco. Il sistema base è quello delle mosse di un giocatore nascoste, un po' alla Scotland Yard o la Furia di Dracula o le lettere da Cappella Bianca, per intenderci. Il giocatore che fa l'assassino dovrà mano a mano segnare le caselle con i numerini dove si sposta, mentre i poveracci umani di qualsiasi dovranno spostarsi su dei pallini che stanno tra uno dei numerini e l'altro, cercando di capire dove stia questo per non farsi ammazzare in toto. Abbiamo così un primo capitolo nel quale l'assassino deve cercare di ammazzare più giocatori possibili, un secondo episodio più alla Scotland Yard dove l'assassino non deve farsi trovare dai giocatori, un terzo capitolo dove l'assassino deve uccidere uno solo dei campeggiatori predestinato che è talmente illuminato dalla luce divina che la sua pedina diventa bianca. Anche perché se fosse stata la pedina di colore nero sarebbe morta nei primi 10 minuti di gioco. E questo non lo dico per razzismo, ma per il razzismo implicito di questi film horror anni 80, dove il nero solitamente era il primo a tirare le cuoia. Chissà perché poi. Nel quarto e ultimo episodio vedremo poi invece tutti i campeggiatori riuniti per cercare di spingere l'assassino verso il predestinato, che se ancora in vita potrà essere l'unico giocatore in grado di ammazzare questo perfido serial killer. Tante declinazioni diverse quindi, seguite anche a ruota da tanti piccoli tocchi di classe, i gettoni coi poteri con la pala per togliere i cadaveri di torno che bloccano le mosse degli altri giocatori e fanno fare più punti a fine partita all'assassino stesso. E se per caso Jason passerà di là, lo cuccheremo all'istante al di là di quando ci deve dire quando farsi vedere e quando no. E la luce della lanterna è realizzata da gettoni gialli trasparenti che ci permettono così di vedere vere e proprie caselle illuminate. Genialità. Ma cos'è dunque che mi ha convinto un pelino meno, comunque mi ha fatto scivolare un po' di più tutta la bella ambientazione? Proprio il fatto che un'ambientazione horror anni 80 con simile dovrebbe portare a continui momenti di thrilling, di suspense, di oh mio Dio, adesso mi infilano una katana di 14 metri per lo sfintere e mi esce dalla gola. Mentre invece ho avuto una sorta di sentore, potrei anche sbagliarmi clamorosamente, quello lo ammetto proprio, i giocatori, i campeggiatori siano un po' più avvantaggiati, un po' più potenti dello stesso assassino. Cioè l'assassino è vero, si muove nascostamente, fa più caselle rispetto che ai campeggiatori, però secondo me questo è uno di quei giochi in cui l'assassino deve essere davvero bravo, perché non tanto riesca a vincere lui, ma perché la partita sia divertente. Non so come spiegarvi, perché in Scotland Yard non è così. Se uno semplicemente non è bravo a fare Mr. X, lo cuccano subito e la partita finisce. Qua invece, siccome le partite sono fatte per durare, andare quella dopo ancora, se noi troviamo uno che è in grado a noi di ammazzarne un paio, riesce a dare un po' più di thrilling, cioè più che thrilling, riesce a dare un po' più di voglia agli stessi giocatori che fanno i campeggiatori nell'andare avanti, perché gli dai una sfida, gli dice sto zozzone mi ha ammazzato lui, ma il capitolo dopo il giocatore può ritornare con un altro personaggio dello stesso colore e quindi dire no, adesso sono il suo amico, vengo e ti faccio un mazzo tanto. E quindi sì, forse anche il fatto che i giocatori si possono effettivamente ammazzare sostanza solo nel primo capitolo, perché poi nel secondo devo scappare, nel quarto pure e nel terzo devo ammazzare solo uno, quindi un lavoro più di precisione, per carità, che ci può anche stare, però il fatto che tutte le volte che l'assassino incontri i personaggi o i personaggi incontrino l'assassino per quindi quasi metà del gioco lo spintonino solo da un'altra parte e corrono via veloci e felici e gaudenti,
non mi ha dato più quell'espressione tanto anni 80 che pensavo. Poi è vero, nulla vieta di giocare i capitoli separatamente, se vi piace di più questa versione con un assassino che cerca di ammazzare tutti, potete giocare il primo capitolo più volte con regole che già il gioco dà specifiche per giocare i singoli capitoli separatamente. Vi piace Scotland Yard e volete giocarlo in versione horror con un po' più di oggettistica da utilizzare, avete trovato il gioco giusto, perché comunque vi fa sentire veramente in questo campeggio braccati o braccanti o braccatori o assassini perfidi, insomma, mettiamola così. Perciò, in summa finale, si tratta di uno di quei giochi che funziona bene con il gruppo giusto di giocatori e con uno che sia abbastanza bravo da fare il cattivo. E servono parecchie partite, ecco, un po' come il Kendo di qui sopra, servono anche qua un po' di partite, secondo me, per riuscire ad affinarsi le strategie, per riuscire a tagliare la testa di sti maledetti deficienti che muoiono troppo. Ok, basta. Comunque, veramente, sta tutto lì. Più ci sarà bravura dalla parte dei campeggiatori e dalla parte dell'assassino, e più si avrà veramente l'impressione di stare all'interno di un bel filmazzo horroraccio su VHS dei tempi andati, e meno invece scivolare in una qualsiasi puntata di Scooby-Doo. E qua dunque termina questa prima parte di classifica. Ci troviamo al prossimo video con invece i primi 6 titoli che sono riuscito a provare a degustare con gusto in quel del Weagle. Perciò, alla prossima!